Come per molti comuni del Salento, la cui economia principale era prevalentemente di tipo agricolo, l'esistenza e l'utilizzo di frantoi ipogei nella vita sociale e lavorativa di Martano è stata determinante per il suo sviluppo nel corso degli anni. In via De Gasperi vi è l'antico trappeto ipogeo San Blasi, che è stato restaurato e reso fruibile grazie ad un sofisticato impianto di illuminazione. I frantoi ipogei, chiamati anche trappeti ipogei, venivano scavati sotto il banco roccioso, oltre che per ragione di economicità, soprattutto per meglio sfruttare la maggiore costanza termica e proteggere così il prodotto dagli eccessivi sbalzi di temperatura. La produzione dell'olio è ancora oggi elemento essenziale dell'economia locale, essendo Martano inserita nel circuito delle città dell'olio, come dimostra anche la Sagra della Volia Cazzata, che si svolge in ottobre e che rappresenta un'importante manifestazione culinaria e commerciale legata alla produzione olivicola,